concorso di Cascina Roccafranca del giornale Vicini ha portato alla vincita di 3 premi da parte di 3 scrittrici, ma perché questi premi fossero ascoltabili da tutti sono stati assoldati 3 lettori. Abbiamo qui Gianluigi, Lorenzo e Nizar, che vengono direttamente dal liceo Maiorana, fanno la quarta e sono stati obbligati. Parliamone. No, diciamo che con piacere noi ci siamo, come dire, proposti per fare queste letture, anche perché noi da qualche anno abbiamo questo progetto con Maria Luisa, che appunto è quella che ci guida in questo percorso anche teatrale, diciamo, molto basato sulle parole, sulla letteratura, sul teatro. Quindi, cioè, per noi è stato comunque un piacere partecipare appunto e proprio per renderci utili per fare queste letture, ed è stato molto emozionante, è stato molto bello. Quando vi hanno dato il manoscritto? Il manoscritto ce l'hanno dato scorsa settimana, ci siamo visti 2 volte, un paio di volte così, e poi l'altro ieri ci ha inviato la musica, quindi abbiamo iniziato a leggerlo con la musica e ci siamo abituati alla lentezza. Quante volte l'avete letto? Ah, dai, 5, 6, diciamo, ma neanche, siamo abituati dagli anni scorsi, perché abbiamo fatto uno spettacolo teatrale, quindi questa è solo lettura. Facile, sì, quindi. Sì, diciamo, che effetto ti ha fatto leggere quel pezzo che hai letto? Il pezzo, il brano che ho letto mi ha fatto pensare, e mi ha fatto pensare a un futuro non molto lontano, sono un tipo lungimirante, e mi ha fatto paura sinceramente. Sì, perché voi dovete sapere che adesso avete già sentirete le interviste, o comunque avete già sentito alcune interviste delle vincitrici, ma i racconti si incentrano tutti su delle relazioni. Lui si è beccato il racconto che parla della genitorialità e delle difficoltà della genitorialità, quindi quando è arrivato si è dovuto proiettare tanto in avanti. Sì, esattamente, è anche un esercizio mentale, diciamo, perché pensare molto lontano nel futuro aiuta con la programmazione, a esercitarsi, a pensare, e tutto qui. Hai pensato che anche tu sei stato un figlio, e quindi... Sì, in verità sì, ho sperato vivamente che i miei genitori non fossero come Paolo.